Ciao a tutti, sono Carlo Cavassori. Il tema di oggi è non ho tempo. Non ho tempo. Quante volte vi è capitato di trovare delle persone che non hanno tempo? Oppure delle persone che sono sempre di fretta? Quindi quante persone conoscete che non hanno tempo? Scusate gli occhiali, ma c'è un sole veramente eccezionale oggi. Quindi quante persone conoscete che vi dicono sempre: senti Carlo, non ho tempo. Si sentono così importanti raccontando che non hanno tempo, che è incredibile, perché io li guardo e dico: ma mi dispiace per te. Invece loro sono felicissimi. Sono felicissimi perché sono così talmente impegnati a fare 3.000 attività per riempire i loro tempi, i loro spazi, che tempo per loro ormai non rimane. Cosa voglio dire con questo? Ci sono, secondo me, dei momenti importanti in cui ti devi prendere il tempo per te. Il tempo per te vuol dire per la tua famiglia, per i tuoi amici, per quelle persone che ti sono più care, e da dedicare a quelle che possono essere anche le tue passioni, i tuoi momenti in cui di meditazione, di riflessione, di autoricarica, chiamiamolo così. Persone che fanno questo tipo di lavoro con se stessi, chiamiamolo lavoro, questo tipo di attività con se stessi, ne conosco diverse e sono sicuramente le persone che hanno avuto più risultati, e hanno avuto più risultati perché sono in sintonia con loro stessi, sono in una condizione nella quale si riconoscono e sentono di aver tracciato una bella storia della propria vita. Mentre ci sono delle altre che hanno bisogno di sentirsi importanti semplicemente perché si sentono impegnati, perché hanno il loro tempo con il cronometro, sentono la necessità di vivere riempiendo quello che può essere ogni momento della loro vita. E quindi cosa succede? Siccome io propongo un'attività, in questa attività necessariamente bisogna dedicarsi del tempo. E una delle soluzioni che noi diamo è proprio quella di trovare il tempo per te. Perché se tu non ti sei organizzato a realizzare qualcosa che funzioni anche senza di te, il tempo per te mi risulta difficile che tu riesca a trovarlo. Perché dico questo? Perché ci sono questi condizionamenti mentali che le persone si fanno con loro stessi, per cui si sentono importanti solo ed esclusivamente se si sentono tremendamente impegnati. Ma io vorrei capire, non so se vi è mai capitato a voi, ma io ho trovato dei disoccupati che non hanno un lavoro, che sono tremendamente impegnati perché devono portare la mamma, la zia, si sono riempiti il loro tempo perché hanno trovato un nuovo sistema dove muoversi. Quindi, se lavorano, perché lavorano. Se fanno i disoccupati, perché fanno i disoccupati. Ma andiamo a analizzare qual è una chiave di lettura di tutto questo. Perché su quello che è essere impegnati, forse c'è bisogno un po' di studiare un po' più se stessi. Perché dico questo? Parliamo ad esempio del mondo del lavoro, che era il primo video che abbiamo trattato. Il mondo del lavoro è fatto pieno di persone che studiano una volta solo nella loro vita, quindi quando finiscono il diploma, la laurea, poi non si occupano più di creare una crescita personale su quelle che sono le varie attività o quelle che possono essere le attività. Quindi cosa succede? Arrivano a un certo step della loro vita e mantengono semplicemente quello. Se non riescono a ottenere quel tipo di livello sul quale loro si sono mossi, abbassano quello che può essere la qualità. E cosa succede? Mentre prima puoi andare a lavorare per 10 euro netti all'ora, succede che adesso in questo momento tutto quello che è il mondo del lavoro ti porta a lavorare anche per 5 euro all'ora. Ti porta a lavorare per 5 euro all'ora anche in nero. Quindi ci sono delle situazioni in Italia che sono veramente incredibili. Ci sono delle situazioni in cui la frenesia di fare qualche cosa è dettata sì da un'abitudine mentale che le persone si sono ormai portate dentro se stesse,
ma soprattutto a una necessità che le persone hanno di far quadrare i bilanci, perché ovviamente c'è la necessità di fare più attività, perché se lavori per 5, 6, 7 euro all'ora e devi pagare la bolletta del gas, luce, telefono, l'assicurazione della macchina, il bollo, le tasse delle immondizie, l'affitto di casa, magari qualche regalino a Natale, a Capodanno, figli, nipoti e quant'altro, ti risulta veramente difficile far quadrare i conti. E quindi questa frenesia sta diventando uno stile di vita. Quindi ci sono sempre più persone che hanno questo stile di vita di non ho tempo, e questo stile di vita che sono sempre occupato. E quindi sono sempre che con l'orologio in mano. Un suggerimento che posso dare: se sei veramente in questa situazione e ti sei abituato a vivere in questa maniera, fermati un attimo, studia, leggi, migliora quelle che sono le tue capacità, sviluppa quelle che sono le cose dove tu ti senti più capace. Se c'è qualcosa dove tu veramente sei bravo, scegli di svilupparla, scegli di essere più te stesso e più libero di dedicare il tempo alle cose che ti piacciono di più, per essere un protagonista della tua vita, un protagonista indiscusso della tua vita, dove il tempo lo decidi tu come dedicare a te stesso. Ciao da Carlo Cavassoni. Un abbraccio da Marbella.